Ciao a tutti, allora voglio usare gli albumi che ho tolto per fare i grandi lievitati, in questo caso per fare il pandoro. Ho preparato, come vedete, lo zucchero, le fruste elettriche e le mandorle che ho mischiato, ho fatto metà amare e metà dolci. Le ho tritate grossolanamente con il frullatore. Monto prima gli albumi, quando sono quasi montati, diciamo, comincio ad aggiungere lo zucchero. Questa volta farò una doppia cottura per questi brutti e buoni, e poi vi faccio vedere. Continuo a montare per benino fino a che non diventa, gli albumi non diventano belli sodi. Da noi si chiamano brutti e buoni qui nei Castelli Romani, però il loro nome è brutti ma buoni. Ok, ecco qua, ci siamo. Naturalmente ho tagliato i tempi, quindi continuate a frullare fino a che il composto non diventa così. Bene, tolgo tutto e poi metto le mandorle. Vedete, le ho frullate ma grossolane, un po' grossolane, poi questo è a vostro gusto. Nell'altro video che ho già fatto, ad esempio, erano più fini, più fine. Le avevo frullate un po' troppo finemente. Bene, mescolo così con il cucchiaio e metto tutta la frutta. Ok. Nel frattempo ho acceso il forno a 100, guardate, ci sono delle ricette che dicono 140, altre 160. Io ho messo 140, poi mi regolo, al limite aumento un pochino a 150, perché non debbono scurire, debbono asciugarsi piano piano. Ok, ora faccio questo passaggio. Giro tutto in un tegame, oppure se volete fate direttamente nel tegame, lavorate l'albume direttamente nel tegame, così evitate questo travaso. Accendo il fuoco, il fornello, non alto, ma giusto 10 minuti. Devo girare così, girare spesso, vedete quando comincia ad attaccare, poi spengo. Si deve asciugare un pochino. Così ci vorrà meno tempo poi quando andiamo a cuocere nel forno. Ecco qua, giro in continuazione e poi spengo. Ok, ho preparato la teglia con la carta forno e vado a formare i biscotti brutti buoni così in questo modo, ma proprio informi. Mi aiuto con un cucchiaio, non necessariamente devono essere regolari, altrimenti non sarebbero brutti, no? Ho cercato di mettere tutto l'impasto in questa teglia che è abbastanza grande, quindi ce l'ho infilati quasi tutti. Credo dovrebbero essere intorno a 40-45. Ho infornato per circa 40-45 minuti, dipende, ecco, dalla temperatura che scegliete di mettere. Eccoli qua, io l'ho anche girati per farli asciugare anche sotto quando si cominciavano a staccare dalla carta. E diciamo che anche se quando li tirate fuori, se li vedete che sono un po' morbidi, non fa niente perché poi raffreddandosi si induriscono. Ed eccoli qua. Li faccio freddare ancora prima di imbustarli. Ora però ne assaggio subito uno. Vedete, sono croccanti. Vedete, ancora dentro sono un pochettino leggermente, devono ancora indurire. Però durante il raffreddamento poi induriscono. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.